Sindaco Nogarin, siamo all'inaugurazione della mostra sulle false, vere teste di Modigliani. Dopo 30 anni una riabilitazione di questi ragazzacci che fecero lo scherzo a tutta Italia. No, che riabilitazione? Questi vanno condannati. No, li conosco, sono miei amici, sono persone che conosco, peraltro siamo veramente buoni amici e per quanto mi riguarda questo sì, è un momento particolare perché effettivamente dopo tanti anni si va a far fare pace a un aspetto che è quello di un dolore inevitabile verso quello che è stato comunque un danno per qualcuno che professionalmente un po' ci ha rimesso e che è una delle questioni dolorose attorno alle quali c'è stata una certa reticenza nell'esporre queste teste. Unito a questo comunque c'è questa fantastica capacità di essere goliardici che esprime appieno tutta la livornesità e pertanto, come dire, è arrivato il momento di dare una nuova luce a queste teste che la sanno lunga in fatto di far parlare di loro. E sarà anche un'occasione buona anche del turismo per rilanciare un po' anche Livorno. Beh, ora che attorno alle teste possa nascere del turismo mi pare che sia quantomeno ambizioso. Certo è che cominciare a provare a fare anche di questo un momento di attrazione, questo assolutamente sì. Però partiamo da qui, partiamo da questo effetto Venezia. Abbiamo finalmente dato il via al taglio del nastro e adesso godiamoci questi giorni che saranno sicuramente dei giorni di festa. Grazie mille, Sindaco.